Ragazzi, ci siamo, finalmente l'aggiornamento è arrivato su Clash Royale. Due nuove carte, nuova arena, eccetera eccetera. Cosa faremo oggi? In questo video, ragazzi, andrò ad aprire con queste 6600 gemme questo bel baule qui per sbloccare le due nuove carte, gli scaricuccioli e il cacciatore. Ho visto che c'è la sfida, ho già perso la prima e vai. Purtroppo sono 12 le vittorie necessarie. Pensavo fossero 5-6 dall'immagine di ieri, ma in realtà non è così. Quindi faccio prima in realtà ad aprire i bauli, visto che c'ho anche il baule gigante e il super magico, dovrei sbloccarli anche lì. Questo è il primo video, poi stasera vi faccio vedere un altro video, mi raccomando, verso le 18:30, siateci assolutamente, in cui vi faccio vedere la differenza prima e dopo, quindi metà schermo, del bilanciamento, ok? L'ho fatto bene, editato bene, quindi mi raccomando, non mancate. Raga, tra l'altro grazie per i like in tutti i video precedenti, sneak peek e altro. E per chi è più attento di voi, l'ho notato, ragazzi, non l'ho fatto vedere anche a Supercell, qui c'è una nuova carta, guardate qui il Monte Cinghiale. Tra 23 giorni avremo il Fantasma Royale. Vaga invisibile per l'arena, ma se un nemico lo spaventa attacca e poi torna invisibile. Ragazzi, ne parleremo in un prossimo video assolutamente. Siamo qui dunque prontissimi per fare questo breve opening. Non le faccio da tantissimo tempo. Tra l'altro avete visto che il baule fortunato ci fa già vedere quali sono le pile di carte che possiamo ottenere, ok? Poi c'è questo qua invece in cui possiamo ottenere le pile a scelta nostra. E quindi, ragazzi, ci andiamo ad aprire baule del re leggendario, ok? 2500 gemme. Ogni pila ottenuta dal baule ti offre una scelta. Seleziona le carte che preferisci. Interessante, c'è una leggendaria. Abbiamo 70 rare e 23 epiche. Quindi tra queste 23 epiche potremmo trovare, signori, il cacciatore, ok? E anche gli scaricuccioli, visto che sono una nuova carta rara. Ed eccola qui. Andiamo subito, ragazzi, prima a sbloccarli, speriamo, e poi andiamo a farci un breve gameplay. Prima apriamoci il gigante. Apriamoci il gigante, dai. Apriamoci questo baule qua. Vediamo se riusciamo a trovare queste nuove carte. Speriamo di sì. Sbloccato scaricuccioli, perfetto. Così li possiamo anche già provare direttamente in un gameplay in questo video di oggi primo. Poi andiamo avanti. Goblin cerbottaniere 60, buono. Allora, abbiamo già le carte, possiamo già farci anche l'upgrade, ma per il momento aspettiamo. E ci apriamo anche questo baule qua, ok? Allora, 158 rare e 26 epiche, mentre di qua abbiamo 70 e 23. Quindi in realtà è meglio il baule super magico, perché ci sono anche 792 carte. Primo baule del re leggendario, ragazzi, il nuovo baule, via col primissimo. Eccola qui, ragazzi, l'animazione, 4200 di oro. Poi abbiamo, ah ok, quindi possiamo scegliere noi. A noi scenderebbe un bel domatore. Ok, poi ci dà la scelta tra moschettiere, assolutamente moschettiere. La valchiera non la uso, non la utilizzo molto. Poi cosa ci dà? La scelta tra barbari. Io direi che potremmo prendere in realtà gli arcieri. Poi carta epica, sì, 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 sì. Nuovo, ragazzi, nuovo cacciatore sbloccato. Abbiamo sbloccato già entrambe le carte nei primi due baulozzi. Quindi tra poco ne andremo a provare. E poi, ragazzi, vi dico anche che prossimamente, penso domani, subito domani, vi farò vedere come utilizzare al meglio le nuove carte. Una sorta di tutorial guida su come utilizzare il cacciatore e gli scaricuccioli. Mini pack assolutamente, perché ce l'ho nel deck. Vediamo quali leggendari abbiamo. Vediamo un po'. Intanto strega assolutamente. Leggendaria quale? Vediamo, vediamo un po'. Attenzione, Gran Cavaliere, ragazzi, non l'avevo ancora sbloccato. Ottimo, sbloccato nuovo il Gran Cavaliere, l'unica leggendaria che mi mancava. Ne apriamo un altro, ragazzi, ne apriamo un altro. Due bauli del re leggendari, 4200 di oro, perfetto. Poi la gang dei goblin assolutamente. Poi cosa ci dà ancora? Macchina volante o fireball? Macchina volante ci sta. O pipistrelli, pipistrelli sono molto meglio. Poi andiamo avanti, gigante royale o barbari? Direi un bel gigante royale. Mega sgarro 67, perfetto. Con direi il golem. E l'ultima carta leggendaria quale sarà? Vediamo un po', fuori legge forse? Vediamo, no, stregone elettrico e strega notturna. Ci prendiamo lo stregone elettrico assolutamente, perfetto. Ok, altre carte prese. Quante gemme abbiamo ancora? Vediamo un pochino. 1621. A sto punto potremmo aspettare che il baule fortunato ci dia la nuova carta cacciatore. Siccome sappiamo cosa può dare, penso che ogni giorno vada a cambiare. Infatti si aggiornano ogni giorno. Ottimo, ragazzi, ottimo. Ci sono anche le leggendarie, quindi a sto punto possiamo anche aspettare e prenderci la pila. Quindi questa è un'offerta molto molto valida per l'acquisto, secondo me. Proviamo a prenderci questo qua, ragazzi, il baule Can Gigante. Il baule Can Gigante ci dice di sostituire le pile di carte che vuoi a nostra scelta. Proviamo a farlo, raga, proviamo a farlo. 250 gemme. Cambi disponibili 5. Ok. I cambi permettono di sostituire una pila
una volta che il contenuto del baule è stato rivelato. Ok, va bene, barbari scelti. Ok, capanna dei barbari. E l'ultima carta epica, ragazzi, congelamento. Vediamo. Ok, scegli una pila da cambiare e procedi. Interessantissimo. Quindi cambiamoci questo qua, lo rompe e ci mette tre moschettieri. Abbiamo 5 cambi disponibili, ma che spettacolo è sta roba. Allora tolgo l'agello perché non mi serve. Il principe non mi serve, quindi lo togliamo. Vediamo se ci dà un'altra carta epica. Che spettacolo, ragazzi. Togliamoci il golem, magari ci sblocca a sto punto anche altri cacciatori. Lo togliamo ancora una volta, altra carta epica. Guardie, l'ultima carta. Vediamo, l'ultima carta. Vediamo se trova il cacciatore, no, mongolfiera. Che spettacolo, raga, tanta roba, tanta roba. Quindi volendo io posso prenderlo ancora e sbloccare il cacciatore. Però prima ci apriamo il nostro baule super magico. Ci sblocchiamo altre carte epiche. Sbabam. Vediamo un po' cosa troviamo. 7128. Uno scheletro gigante. Capanna dei goblin. Torre bombardiera. 79 golem di ghiaccio. Poi abbiamo 606 scheletri. Guardate qui, ragazzi. Leggendario, ovviamente. Vediamo cosa ci trova. Attenzione, drago infernale. Molto bene. E l'ultima carta invece è la furia. Niente cacciatore in questo baule super magico. L'ultimo baule è can gigante. Così il resto ce lo teniamo per un baule fortunato prossimamente, ok? L'ultimo baule è questo qua, vai! Allora, 630 di oro, 103 spiriti, 20 goblin e la carta epica è la clonazione. Quindi noi ci cambiamo ancora la carta epica. No, ancora niente, ancora 4 possibilità di trovare il cacciatore, ancora 3. Lo specchio non ci interessa, golem non ci interessa, barile dei goblin non ci int... Quindi togliamo e ragazzi, cannone a rotelle. Ah, ok. Niente, niente, niente. Va bene così, va bene così. Qua migliora subito. C'ho anche tantissimo di oro, quindi tanta roba. Ok, carta epica al 2. Poi abbiamo invece lo scaricucciolo al livello 1, purtroppo. Dunque, eccoci qua. Ripeto, ragazzi, domani uscirà il video vedendo quali sono i counter delle nuove carte. Mi raccomando, non mancate anche stasera. Nuovo videozzo. Allora, ci mettiamo qua la strega, ok? Ci mettiamo qua la strega, ci mettiamo qua i pipistrelli, anche qua gli scheletrini, così allontaniamo in due. Perfetto, strega quindi lì, bella viva, perfetto. Allora, ragazzi, ho come l'impressione che queste nuove carte vanno solamente assieme ai tank, soprattutto gli scaricuccioli. Anche il cacciatore non è niente male, tanta roba. Evito di usare un attimino i miei scaricuccioli, ok? Evito un attimino. Ci mettiamo qua la torre infernale immediatamente, così ci aspettiamo un attimino di contrattaccare quel pericoloso drago infernale, ok? Ci tocca però fare qualcosa, altrimenti mi va a beccare la torre. Perfetto, va bene così. Riesce a reggere comunque abbastanza. Lasciamo un attimino il cacciatore andare. Comunque è bello grosso. Guardate qui intanto contro dei goblin. Non li sciotta, non sciotta i goblin, ragazzi. Il cacciatore non sciotta i goblin. Stiamo attenti a questa cosa qui. Intanto ci mettiamo qua, ragazzi, gli scaricuccioli, i pipistrelli. Vediamo come si comporta contro un domatore. Non ci credo, ragazzi, che spettacolo ha fatto. Che spettacolo sono questi piccoli scaricuccioli. Hanno fermato il domatore. Mamma mia, che spettacolo. Allora, facciamo fuori questo. Guardate, intanto lì stanno attaccando. Stanno attaccando, ragazzi, la torre. Raga, i scaricuccioli, ripeto, se utilizzati bene, mamma mia, cosa possono fare. Comunque, strega, via. Questa volta ci manda davanti il cacciatore. Vediamo cosa succede. Se manda ancora i goblin oppure il gran cavaliere che mi fa fuori. Intanto vediamo quanto toglie. Ok. Ragazzi, il gran cavaliere contro il cacciatore è tanta roba. Intanto pipistrelli di qua. Vediamo se adesso mi va a colpire. Attenzione, allontaniamo con altri ulteriori scheletrini. E meno male, il gran cavaliere, siamo riusciti a fermarlo. Ok, perfetto. Intanto ringrazio anche Jaduk e gli altri che si sono offerti di aiutarmi. Intanto ci mettiamo questo qua. Ci mettiamo di qua la strega. Volevo utilizzare la fireball, però visto che ci sono i pipistrelli di là, ci mettiamo con le scaricuccioli. Vediamo cosa succede e vediamo anche come si comporta. Di nuovo questo avveleno contro gli scaricuccioli. Guardate, riescono comunque a reggere abbastanza. Vediamo un po' gigante, purtroppo non riesce a reggere la mia streghetta. Attenzione, c'ho la fireball velendo. Ok, no, lasciamo perdere. Aspettiamoci quindi di attaccare quel drago infernale. Si avvicinano i goblin, quindi mettiamo questo di qua. Poi ci mettiamo questo di qua. Ci mettiamo i pipistrelli di qua. Ok. E la strega, ragazzuoli, invece da questa parte. Raga, col gigante è tanta roba. Devo dirlo che con il gigante mi piace un sacco. Allora, attenzione a quel drago infernale. Ok, via con il devasto. Vediamo cosa succede. Metto un po' indietro questa volta, leggermente indietro, i miei piccoli scaricuccioli. Intanto guardate che si avvicina il drago infernale al mio gigante. Attenzione, ci mettiamo anche una fireball, così togliamo ulteriori danni.
Ottimo. Via con il cacciatore. Ci mettiamo qua, ragazzi. La torre infernale. Ci mettiamo qua il pipistrelli, visto che mi stanno colpendo la torre. Ok. Ancora una volta, ragazzi, il cacciatore si avvicina. Eccolo lì. Guardate che spettacolo. Che spettacolo. Vediamo. Ok, il mio cacciatore riesce a reggere. Quindi, ancora una volta, mettiamoci le scaricuccioli qua dietro. Dai, andate a colpire il gran cavaliere che adesso salta sul gigante. Tan, guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Sbam. Ok, potevo mettere meglio la fireball, ma non fa niente, ragazzi. Manca poco di là. Ci mettiamo al torre infernale ancora una volta. Ancora una volta. Così, perfetto. Intanto ancora uno scaricucciolo vivo, raga. Mamma mia. Che spettacolare. Che spettacolare davvero. Che spettacolo. Wow, ok. Comunque, ragazzi, mi raccomando, non mancate stasera un altro video. Intanto un colpo ha tolto quei 165 punti ferita. Dunque, ragazzi, intanto cos'è che è successo qua, ok? Dunque, raga, tantissima roba, davvero tantissima roba. Questo cacciatore mi sembra... così così, mentre l'altro, gli scaricuccioli mi piacciono, devo dire che mi piacciono. Ok, ragazzi, grazie mille per la visione. Domani mi raccomando un nuovo video in cui vi faccio vedere come utilizzare al meglio, quali sono i counter eccetera eccetera di queste due nuove carte, e anche stasera nuovo video, vi faccio vedere Clash Royale prima e dopo il bilanciamento. Non mancate, alle 18:30 circa. Ciao.